Cosa fare quando qualcuno sta soffocando? Fai molta attenzione a quanto ti mostreremo in questo video per sapere esattamente come comportarsi quando qualcuno sta soffocando. Faresti bene anche a condividere questo video con i tuoi amici, così loro sanno cosa fare se tu stai soffocando. Oh, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e abilitare le notifiche per tenerti sempre aggiornato con i nostri contenuti. 1. Valuta la situazione. Anzitutto, devi determinare se le vie aeree sono ostruite parzialmente o totalmente. Questo ti farà capire qual è il miglior modo di aiutare il malcapitato. Se la vittima riesce ancora a parlare, tossire o chiedere aiuto, vuol dire che l'ostruzione delle vie respiratorie è solo parziale. La vittima può ancora respirare, ma la difficoltà nel farlo può farla impallidire. Se invece l'ostruzione è totale, la persona non sarà in grado di rispondere, di tossire e di respirare. La vittima si afferrerà alla gola nel panico e la punta delle sue dita e le sue labbra potrebbero virare verso tonalità bluastre. La causa di tutto questo è la completa mancanza di ossigeno. 2. Cerca di far tossire la vittima. La cosa giusta da fare se il blocco è parziale è dire alla vittima di tossire. La tosse è il modo con cui l'organismo libera le vie aeree, spingendo fuori ciò che ostruisce la trachea. La miglior cosa da fare in questa situazione è mantenere la vittima calma, assicurarle che andrà tutto per il meglio e continuare ad incoraggiarla a tossire. La cosa sbagliata da fare invece se si sta soffocando è reprimere la tosse, raddrizzare la schiena e respirare dal naso. Questa è in assoluto la cosa peggiore che si può fare in questa situazione. Anche bere qualcosa mentre si soffoca non è una buona idea. Dai un bicchiere d'acqua alla vittima solo quando le vie aeree sono di nuovo libere. 3. Se una persona non riesce a tossire, dalle colpi sulla schiena. Giusto. Se la vittima non riesce a tossire, bisogna starle dietro e farla piegare in avanti. Puoi anche usare il ginocchio o lo schienale di una sedia come supporto. Assesta fino a 5 forti colpi in mezzo alle scapole, usando la parte inferiore della mano. Dirigi i colpi verso l'alto in direzione della bocca della vittima e non dare colpi orizzontali. Fai una pausa dopo ogni colpo e controlla se sta funzionando. Questa procedura dovrebbe aiutare a spingere verso l'alto ciò che sta ostruendo le vie respiratorie. Sbagliato! Mai assestare dei colpi se la vittima è in piedi con la schiena dritta e mai usare il pugno. Se lo fai, l'ostruzione non farà che peggiorare e bloccare anche più profondamente le vie aeree. Se la vittima inizia a tossire, smetti di colpirle la schiena. 4. Se la vittima non può respirare, esegui la manovra di Heimlich. Lo scopo della manovra di Heimlich è di pompare fuori dai polmoni l'aria che non stiamo usando per respirare. Così facendo, l'oggetto che ostruisce le vie aeree viene a sua volta spinto fuori dalla bocca. Giusto! Posizionati dietro la vittima e circondale il busto con le braccia. Chiudi una mano a pugno e posizionala sullo stomaco, a metà tra l'ombelico e le costole inferiori. Poi avvolgi il pugno con la tua altra mano. A quel punto colpisci col pugno il diaframma della vittima per varie volte. Continua a farlo finché le vie respiratorie sono libere. Sbagliato! Non colpire la vittima sulla schiena. Peggioreresti solo le cose. Non circondarle la cassa toracica o rischi di spezzare qualche costola. Le braccia devono sempre essere posizionate al di sotto delle costole. 5. Aiutare qualcuno che ha perso conoscenza. Giusto! Se la vittima ha perso i sensi, sdraiala sulla schiena. Siediti sul suo bacino, rivolgendoti verso il suo viso. Metti le tue mani una sopra l'altra e posiziona la base del tuo palmo tra l'ombelico e le costole inferiori. A quel punto, spingi vigorosamente l'addome verso il diaframma. Ripeti la manovra varie volte, fino a che le vie respiratorie si liberano. Se una volta rimossa l'ostruzione la vittima non dovesse riprendere a respirare, è il momento di praticarle la respirazione bocca a bocca. Sbagliato! Non tenere in piedi la vittima, o seduta con la schiena dritta. Mai per nessun motivo bisogna iniziare la respirazione bocca a bocca prima di rimuovere l'ostruzione della trachea. 6. Aiutare te stesso. Se sei tu che stai soffocando ma non c'è nessuno nei paraggi per aiutarti, puoi comunque salvarti la vita. Giusto! Tossisci e se vedi che non è d'aiuto, esegui la manovra di Heimlich su te stesso. La tecnica è la stessa. Chiudi un pugno e colpisciti tra l'ombelico e la cassa toracica.
dirigi i colpi su e giù disegnando una sorta di movimento a forma di lettera J. Se ancora non migliori, piegati su una sedia o sullo spigolo del tavolo o qualsiasi oggetto solido all'altezza del tuo addome e spingi più forte che puoi, tenendo le braccia allungate davanti a te. Continua a farlo finché l'ostruzione viene rimossa. Sbagliato. Per quanto sembri impossibile, non farti prendere dal panico. Se lo fai, farai entrare sempre più aria dalla tua bocca e quell'aria non farà che spingere l'ostruzione ancora più in profondità. Non stare in piedi e non colpirti sul petto o sulla schiena. 7. Aiutare donne incinte e persone obese. Per aiutare chi ha un addome molto largo, come una donna incinta o una persona obesa, bisogna leggermente modificare la tecnica per la manovra di Helmick. Metti le mani più vicino possibile all'addome, più in alto di come si fa normalmente. Le tue mani devono trovarsi appena sotto la cassa toracica della vittima. Non potendo dirigere i colpi verso l'alto, spingi invece con colpi molto forti e molto rapidi. Ripeti la procedura finché la vittima riesce a respirare normalmente, ma interrompila subito se la vittima perde i sensi. 8. Salvare un neonato che sta soffocando. Se la vittima ha meno di un anno, sdraiala a faccia in giù appoggiandola sul tuo avambraccio. Attenzione a far sì che la testa e il collo si trovino più in basso del busto e appoggia il mento del bambino sulla tua mano. Assesta 5 rapidi colpi in mezzo alle scapole del bambino, con la parte inferiore della tua mano. Se la situazione non si aggiusta, allora gira il bambino sulla schiena. Usa la mano per supportarne la testa e il collo, che devono sempre trovarsi più in basso del busto. Usa 2 dita per dare 5 rapidi colpi sopra lo sterno. Se il bambino inizia a tossire, fermati e fallo continuare a tossire, finché non sputa via ciò che lo sta soffocando. 9. Salvare un bambino che sta soffocando. Se a soffocare è un bambino più grande di un anno, bisogna seguire altre regole per salvarlo. Stai dietro al bambino o, se è molto piccolo, mettitelo sopra le ginocchia. Circondagli il busto con le braccia. Stringi un pugno e posizionalo tra l'ombelico e le costole, facendo attenzione a ripiegarti il pollice all'interno del pugno. Afferra il pugno con l'altra tua mano, muovi i gomiti ai lati e spingi sullo stomaco del bambino con dei colpi molto rapidi rivolti verso l'alto. 10. Aiutare un bambino che ha perso i sensi. Se un neonato o un bambino sono svenuti, falli stendere anzitutto sulla schiena. Piegagli la testa indietro, sollevandogli il mento. Se vedi l'oggetto che lo sta soffocando nella sua gola, cerca di rimuoverlo con le dita. Se ci riesci, una volta rimosso l'oggetto, copri bocca e naso del bambino con la tua bocca e soffiagli aria nei polmoni. Controlla se il petto inizia a muoversi e verifica se sta respirando. Se ancora non respira o se non sei riuscito a rimuovere l'oggetto che gli sta soffocando le vie aeree, inizia un massaggio cardiaco. Ricorda che sui bambini piccoli va fatto spingendo con 2 dita sullo sterno. Fai i cicli di 5 compressioni e un respiro bocca a bocca. Chiama il pronto soccorso se ancora non l'hai fatto e continua massaggio e respirazione fino all'arrivo dei paramedici. 11. Se un cane sta soffocando. Se è un cane a trovarsi nei guai, assicurati anzitutto che stia davvero soffocando o che non sia un attacco di tosse o un attacco cardiaco. Se il cane non riesce a inghiottire, se saliva troppo o se tossisce in modo anomalo e si agita in modo strano, significa chiaramente che sta davvero soffocando. Se riesce ancora a respirare, ma ha difficoltà a farlo per qualche ostruzione delle vie respiratorie, concedigli qualche momento per tossire e liberarsi del blocco. Se non ci riesce da solo, aprigli la bocca con una mano sulla mascella e l'altra sulla mandibola. Per evitare che ti morda e ti ferisca, ripiegagli le labbra sui denti mentre gli apri la bocca. Usa una torcia e guarda più giù che puoi nella sua gola. Se vedi che qualcosa sta bloccandogli il respiro, cerca di rimuoverla con delle pinze, facendo molta attenzione. Se non funziona, prova a colpirlo sulla schiena. Usare sempre la parte inferiore della mano, colpendo tra le scapole, è una tecnica che va bene sia per le persone che per i cani. 4 o 5 colpi ben assestati dovrebbero bastare. Solo e soltanto nel caso in cui nient'altro abbia funzionato, esegui la Helmick. Afferra il cane tra le braccia, stringendolo per l'addome, con la testa rivolta verso il basso. Stringi un pugno e piazzalo sotto il suo costato e avvolgiti il pugno con l'altra mano. Se è un cane di taglia piccola o media, usa 2 dita invece del pugno. Dai 3-5 colpi diretti verso l'alto e ripeti finché l'animale riesce a liberarsi del suo blocco.
Attenzione a non rompergli qualche costola. Porta il tuo cane dal veterinario appena sei riuscito a rimuovere il blocco. Meglio fargli in ogni caso un check-up completo. Ti è mai capitato di aiutare qualcuno che soffocava? È stata dura? Raccontaci la tua esperienza nei commenti sotto il video. Dai anche un like al video e condividilo con i tuoi amici. Passa parola. Iscriviti al nostro canale per non perderti i nostri prossimi aggiornamenti. Resta con noi. Siamo il lato positivo della vita.